Vattene, Giuseppe, prendi la valigia, chiudila, è inutile che sei a contemplarla. Ti ho detto, se manca qualche altra cosa, aggiungi e vattene. Me ne vado, eh? Vai. Ciao. Ciao. Ragazzi, cerchiamo di arrivare a 15.000 like, perché questa volta la mia vendetta sarà enorme. Hola trollini, mamma Yos, in diretta per voi. Questa volta sarò io a fare uno scherzo a Giuseppe, perché sono veramente stanca di subire prank su prank. Poi tra l'altro, oggi non è stata una bella giornata tra me e Giuseppe, perché abbiamo litigato. Quindi lui adesso è in palestra. Io sto cercando di organizzare, pensarci un po' su questo scherzo, e vediamo un pochettino. Io adesso, tanto prima di tutto, ho sbirciato e saluto due di voi. Il primo è Davide Sabatino, il secondo è Aerdna Otisol. Allora, vi spiego brevemente che cosa ho intenzione di fare. Andrò a mostrare a Giuseppe, quando arriva, la sua valigia preparata bel buona, perché gli dirò che andrà via di casa, che non lo sopporto più, perché non fa mai nulla, non mette mai in ordine la sua stanza, insomma un po' di cose. Se lo sbatto fuori di casa. Ho preparato due valigie, non so quale delle due scegliere, questa o questa. Secondo me meglio questa, così lo prenchiamo alla grande. Rosa, Giuseppe, che ne dite? Rosa, andiamo a mettergli un sacco di roba. Le sue felpe, Yos. Quante ne ha di Yos Family? Ok, bella che fronte. Andiamo. Così vediamo se la smette di fare gli scherzi questo ragazzo. Valigia fatta, ora aspettiamo che rientri. Allora, ragazzi, io sto cercando di nascondere la videocamera, non so, dietro l'albero. Sto provando a metterle qualche cosina anche sull'obiettivo, vediamo, scusate se non si vedrà bene tutto, però io devo nasconderla, cioè non so come fare, devo cercare di mimetizzarla. Non è molto facile, eh? Adesso capisco Giuseppe. L'ho mimetizzata, ragazzi, vediamo. Ok, aspettiamo Giuseppe. Quanto ci impiega a rientrare questo ragazzo? 2 hours later. Giuseppe, vieni qua che dobbiamo parlare. Vieni qua che dobbiamo parlare. Che vuoi? Vieni un attimo, per favore. Ma già. No, già niente, vieni. Già lo devo dire io, non tu. Ma Giuseppe, prendi e siediti, per favore, dai. Ma sono tornato, già a rompere da 2 secondi che sono tornato, che vuoi? Beppe, ma che cosa a rompere? Per favore, senti, ti devo dire una cosa. Io sono veramente stanca dei tuoi comportamenti. Ma sei tu scocci tutto il giorno? Io non scoccio tutto il giorno, sei tu che non ti sopporto più. Non ti sopporto più perché non fai niente nella stanza tua, ma ti sei reso conto? Io sono stanca di litigare con te. Non metti mai niente in ordine. Oggi ho dovuto fare di nuovo il letto. Oh, ma ti rendi conto? Io vado a lavorare. Lo faccio sempre, per un giorno che non l'ho fatto. Sempre, lo faccio io. Ma senza dire, ma sto facendo tutte le cose! Ma vai a vedere che cosa sta nella stanza tua? Vai a vedere, paletti e roba va! Non andare a vedere! No, Giuseppe, sono stancata! Ma se sta tutto in ordine! E grazie! Vuoi l'applauso che sta tutto in ordine? L'ho pulita io! Che dici? Ma se l'ha pulito anche, cosa è pulito? Come stava sta? Ma pure! Ah, volevi vedere prima, ti devo fare prima il tuo. Non stava niente! Ma che stai dicendo? Stava sotto il mezzo! Cioè, devi saltare! Pezzi nel pigiama sul letto! Ma che cosa dici? Sono... Pezzi nel pigiama. Ma perché non potevo? Non hai trovato la colf di Missy Vani, che non hai trovato? Basta. Ma oggi è il periodo tuo. Non esiste per il mio periodo tuo. Il problema è che io sono stata infatti da cameriera, da cuoca e da tutti, sai, gli NS connessi. Basta. A non fare un figlio, fai compiti un elefante. Un mammutro, non lo so, che ti devo dire. Che vuoi tu oggi dall'anima mia? Io sono stanco di farti da cameriera. Ok? Ma chi ti ha chiesto niente? Ma chi so niente? Se io non faccio niente, la tua stanza diventa un porcile. Ma non ho fatto niente! Non ho fatto niente di brutto! Trovaci una strada e smamma! Vattene in un appartamento, in un albergo, sotto i ponti, vai dove vuoi, pacca la nonna, vattene dove vuoi. Anzi, a proposito di questo, ci ho agevolato! Tieni, che ho fatto già la valigia! Tieni! Sta piena! Sgommare, prego! Vai! Beh, prenditi le tue cose. Vedi, se non c'è tutto, ti metti le altre, ti prendi i tuoi aggeggi da lavoro e vai, sono stanca. Ma se ne sei andata di mattone? Mi vedi esaurita? Un po'. No. Sì, dai, ti vedi esaurita, ma tanto. Ho scelto pure il colore adatto a te, vai. Ma che è questa? Non è una cacca, è la tua valigia. Te ne puoi andare, vedi se ti manca qualcosa. Prendi le chiavi e vattene sotto un ponte. Vediamo se riesci poi a sistemarti il ponte. Sgomma. Ma tu mi stai prendendo Giuseppe, vattene.
sta piena. Ma che dici, sta piena? Sta piena. Non è chiaro. Sta piena, ti sto dicendo. Ma tu se te ne sei andata di testa veramente? Ti ho detto che sta piena, ti ho detto che sono le tue cose. Oh, te devi andare. Apri la porta, è sgomma. Ma sei scimunita proprio. Sto sana diventa ancora. Vattene, Giuseppe. Prendi la valigia, chiudila, è inutile sei a contemplarla. Ti ho detto, se manca qualche altra cosa, aggiungi e vattene. Non sei l'unica, tutte fanno così. Tutte fanno così? Chi te l'ha detto a te? Le mamme. Ah, perché una è mamma, deve essere cameriera. Ma non detto che deve essere cameriera, però tutte... Non mi convinci, vattene. Ma che devo fare? Ma che cosa è? Ti devi prendere questa, vedi? Poi se... rosa pure me l'hai data. Ti sta bene. Ma che cosa dici? Non roba. Giuseppe. Oh, forse non hai capito. Prendi questa, è sgomma. Ma che cosa? Vabbè. Oh, te ne devi andare. Ti sto dicendo, vattene. Vattene a nonna. Vattene. Ma che stai dicendo? Vattene a nonna. Ma dai, madonna, dai. Oh, ti ho detto, ti devi alzare, ti devi andare a nonna. Non prenderti neanche più le chiavi di casa. Quando vuoi venire a trovarmi, suona. Ma non ci vengo più a trovare. Ciao. Se me ne vado, puoi non andare a c'è posto per te a Maria De Filippi a chiamare tutti. Io non ti parlo più, eh. Mi piacerebbe, no? Che vada pure a Maria De Filippi, così si impennano le visual. Vattene. Ma tu stai sciomunendo il mattone, veramente. Tu secondo me... No. Non lo so che cosa hai combinato oggi. Qualcosa... Sì, stupefacente. Dal naso. Per mi guardare così, veramente. Non... Dai, mamma. E dai, ma che vuoi per... oggi? Basta, non mi guardare così perché non mi commuove. Oh, non cominciare. No, per, lasciami. Lasciami. Per. Dai, no, non lasciare, vattene. Ma che vuoi oggi? Lasciami, ho deciso, lasciami. È inutile. Non mi abbracciare, per. Non c'era un bacio. Non lo voglio bacino. Pepe, lasciami. Lascia, non lo voglio. Dai, ma... Potevi pensarci prima. No, lasciami stare, ti sto dicendo. Vattene. No, vattene. Che fai? Non ti voglio vedere. Oh. E dai, non mi commuovi. Non fare così perché non mi commuovi. È inutile che fai così. Vattene. Hai 23 anni, vattene. Che significa? Significa. Oh, basta oggi, dai. È già una brutta giornata. Dai. Scemo. Scemo. Oh. No. Prego, tu mi hai fatto crepare questo periodo. Oh. Non ti sei accorto della videocamera, dici? Veramente. L'ho nascosta. Giuseppe. Oh. Oh. Non stare così imbecillito. Peppe. È uno scherzo. Nella videocamera. Dentro l'albero. Che vuol dire dentro l'albero? Non nascosta dietro l'albero. Saluta i trollini, Dove l'hai messa? Ma, vedi? L'ha nascosta dietro l'albero. Ma che c***o. È vero. No, finalmente. Oh. Io non te li faccio così. Prank war. Prank war. Vabbè, sto distruggendo videocamere e albero. Io sono più buono quando ti faccio i prank. Si sta bene. Mi avete fatto morire. Cioè, io sto in condizioni pietose. Sto con i baffi, con gli occhiali. Trollato. Allora, ragazzi, io di solito non ci sarei cascato. Tutto questo soltanto perché abbiamo litigato prima. Però non era, non era una cosa normale. Io pensavo fosse scemunito del tutto. Sì, che la vecchiaia si fa sentire. Ora ti mando via davvero. Vai via.
Non è ciao dai però ma mi avete fatto sempre mi avete fatto sempre scherzi voi. Io uffa la vendetta. Per favore potete arrivare a 15.000 like perché gliele voglio fare io un altro a mamma. Ragazzi facciamo 14.999 perché scherzi niente. Dai raga, wow. Ci vediamo martedì con un nuovo video. Ciao.